bastano gli aspetti veramente irresistibili di Palermo a far pubblicità al terzo congresso nazionale della pubblicità. E la Sicilia è vulcanica come i cervelli dei pubblicitari. Il presidente della regione Restivo è qui con Astarita, presidente degli editori di giornali a Villa Igea, dove troviamo riuniti i rappresentanti delle industrie e degli enti che danno vita con 30 miliardi l'anno al quotidiano spettacolo che fascia l'esistenza dell'uomo moderno, le campagne pubblicitarie. 350 i congressisti, in rappresentanza del governo, il sottosegretario Mattarella qui con Lanfranchi. I premi li conferirà Dacol a Gino Pestelli per l'assidua, esemplare e veramente nobile vita di pubblicitario. Al dottor Barilla la Palma d'Oro per la migliore campagna del 1952.